E sono Pazox e ben ritrovati in una nuova settimana. Come promesso, ecco il video su come completare la settimana numero 5, come ogni giovedì. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito. Cerca dei forzieri a Crocevia del Ciarpame. 0 su 7 forzieri, beh, qui dovete ringraziare il Signore se per puro caso riuscite ad aprire un forziere, perché è veramente difficile, soprattutto perché si ritrova in un angolo in alto della mappa. E non mi riferisco alla posizione dei tesori, ma mi riferisco a tutti i giocatori che in questa settimana si piazzeranno lì alla velocità della luce. Quindi ragazzi, che dire, approfittate della 50 contro 50, ma incrociate le dita perché anche lì troppe persone atterrano, quindi segno della croce, sperate di prenderne almeno uno a partita. La seconda sfida è usa una frattura. Perché dire, questa sfida è abbastanza facile ragazzi, potete prendere anche la stessa frattura per 3 volte di fila. La sfida ve la conterà lo stesso. Quindi utilizzatela, scendete e riutilizzatela per la terza volta. Anche la stessa va benissimo. La terza sfida è elimina gli avversari in una singola partita. 3 avversari, beh, fate 3 kill, basta, nulla di così complicato. E passiamo alle sfide del pass battaglia. Arreca danni agli avversari con granate appiccicose, fialette puzzolenti o granate. Qui non importa se fate la kill o morite, l'importante è danneggiarli. Come state vedendo qui, ho killato un tizio totalmente a caso con una granata appiccicosa, sono morto ma chi se ne frega, e già ho fatto un bel po' di danni. Invece nell'altra partita ho lanciato 2 fialette puzzolenti in una piccola stanzetta e ho subito completato la sfida. Quindi questa sfida è molto più semplice del previsto. Colpisci con una palla da golf su più buche. Beh, basta fare in 5 buche in 5 campi diversi, praticamente al borgo Bislacco 2.0, chiamiamola così. Segui la mappa del tesoro. Beh, questa qui si trova proprio in questo punto preciso di Montagnole Maledette. Attenzione, non è la chiesetta più alta, ma in quella più bassina, leggermente più avanti. Vi basterà andare sul tetto di quell'edificio e tranquillamente troveremo la nostra cara bellissima stella. E come ultima sfida, elimina nemici a condotti confusi. 3 nemici. Beh, anche qui vi basterà andare a condotti confusi. Ho trovato sempre delle revolver, io trovo ormai solo revolver quando non devo fare la challenge, solo revolver, e ho completato tranquillamente questa sfida, non ci sono stati problemi. Quindi ragazzi, queste sono le sfide di questa settimana. Ovviamente state sintonizzati sul canale perché tra pochi minuti uscirà anche il video sulla stella segreta e il perché li faccio separati per una questione di titoli. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi come sempre ci vediamo con dolcissimo e carnissimo.